Ciao ragazzi, io sono Red. E io sono War. E bentornati al Monopoly Software Shop. Ormai, oggi siamo in un video all'aperto, non siamo più all'interno del nostro Monopoly Software Shop e vi faremo vedere, proprio guidato, passo per passo, come si gioca a Software, o perlomeno quelle che sono le basi, una volta che voi vi trovate in campo, attrezzatura alla mano, per poter muovervi, sapere dove andare, sapere cosa fare. Cercheremo di mostrarlo nel modo più chiaro ed efficace possibile. È un tutorial, volendo. Una base per i neofiti. Quindi bando alle ciance, noi siamo pronti a partire, ma prima... Sigla! Sai cosa stavo notando? Che secondo me... Sì, guarda questo. Lo vedi? Se mica è scritto. Mi raccomando, vi ricordiamo che siamo al Monopoly Software Shop, perché questo, ci sono i barili che fanno bordello. Ogni tanto ci fermeremo perché sembra che stiano suonando i tamburi di Moria. No! Trovate tutti i link in descrizione, sia della roba che abbiamo indosso, di cui parleremo man mano durante il video, sia di un sacco di attrezzatura da software, outdoor, militare e tanto altro per il vostro divertimento all'aperto e non. Sigla di nuovo. Oggi sto utilizzando un MP5 della Bolt, non metto il caricatore perché quello che vi faremo vedere adesso è puramente come ci si muove. Prima di tutto diamo un occhio velocemente all'attrezzatura. Io ho un Tattico Templar Gear, li adoro, come già detto noi siamo veramente grossi fan Templar Gear, e adoriamo la roba Templar Gear, si sposa benissimo, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo per quello che dobbiamo fare noi e anche per la realtà, dirla. Principalmente tutta la buffetteria è Templar Gear, compreso il cinturone. Un po' di tasche varie, guanti ovviamente Mechanics, e come replica secondaria invece sto utilizzando la Maxim 9 della Crytac. Cosa importante che vedremo all'inizio è aver settato correttamente la vostra replica. Qual è la prima cosa che dovete fare una volta che siete in campo? Facciamo anche finta che ci siano ovviamente altri giocatori intorno a me e il game comincia. La cosa più importante da fare è avere ben presenti quelle che sono le possibili coperture che ci sono e che ci offre il campo e da dove può arrivare l'avversario. In questo caso si fischia, quindi noi partiremmo. La prima cosa che possiamo vedere è che ci sono varie coperture che io posso andare ad utilizzare. Facciamo quindi una simulazione. Io adesso partirò di corsa e mi posizionerò in un punto. Sì. Quello che ho fatto è semplicemente spostarmi da un punto a un altro, posizionandomi in copertura, mantenendo una distanza che mi permetta di restare in puntamento, e ho preso un punto. Sono in copertura, riesco a vedere chiaramente da dove può arrivare il mio avversario, sono a posto. E questa è una delle cose più importanti. Vedo che molta gente che comincia sostanzialmente fa questo. E si guarda intorno come dei pesci fuor d'acqua. Questo è l'errore principale ed è anche quello che vi porta ad essere colpiti di più. Un'altra cosa essenziale è come vado a utilizzare le paratie. Spostiamoci. Arrivare alle paratie è un po' come arrivare alle basi del baseball. Dovete farlo in modo sicuro, il più velocemente possibile. Lasciamo stare il fatto che ci sia anche la parte orizzontale, ci interessa più quella verticale. La cosa importante è cercare di stare il più possibile a filo, ok, nella fetta di torta immaginaria che noi siamo sicuri di poter coprire. Se adesso, infatti, io adesso ho la copertura di tutti i posti in cui possono uscire gli avversari. Se adesso, ad esempio, il cameraman prova a spostarsi, vedete che io andrò a sparire. E riuscirò ad apparire in contemporanea con la punta del fucile. La prima cosa che deve uscire è la punta della vostra replica. Perché se state in puntamento, come fanno tantissimi, sbagliando così... per stanchezza, per quello che volete, ma specialmente questo lo vedo fare un sacco di volte, a parte che è innaturale, ragazzi, cioè il polso così non si può vedere. Ma date all'avversario una cosa che può colpirvi prima ancora che usciate effettivamente voi con la vostra replica, quindi siete pronti effettivamente a sparare. Abbiamo detto che le paratie sono importanti, ma come facciamo a cambiare paratia? Andiamo a vederlo insieme. Allora, abbiamo visto che ci dobbiamo posizionare vicino alle paratie in un determinato modo, dobbiamo uscire in puntamento in un altro, ma c'è un altro aspetto che dobbiamo considerare ed è quello di cui parlavo all'inizio, ovvero non possiamo ovviamente rimanere piantati dietro la stessa paratia per tutto il game. È una cosa che merita morte e basta, ok? Il nostro obiettivo è prendere una paratia, pire nel caso l'avversario, controllare com'è la situazione e continuare ad avanzare, sempre nell'ottica di andare verso lo spawn nemico, il punto di partenza del nostro avversario.
Facciamo quindi finta che io sia arrivato in mezzo al campo da gioco, sia quindi in un punto molto pericoloso perché posso essere ingaggiato un po' da tutte le parti e quindi io mi voglia spostare. Ho fatto un controllo di quello che ho attorno e mi voglio muovere verso quella paratia. Quello che andrò a fare è, muovendomi in là, io uscirò, controllerò quello che succede e mi sposterò. Una volta che io mi risetto su una nuova paratia, farò letteralmente la stessa identica cosa che ho fatto prima. Ovvero, oltre che controllare ovviamente che da questa nuova posizione, stando dietro la paratia, nessuno possa andarmi a colpire, pian pianino uscire già in puntamento, perché è inutile che io vada su in questa posizione qui, quindi ok, lì non c'è nessuno. Una volta che ho controllato da questa parte e magari non voglio proseguire di qui, controllo quello che succede dall'altra, quindi faccio un rapido cambio spalla, più bello di quello che mi avete visto fare, mi giro e controllo anche l'altro lato. E questo è quello che andrò a fare e ripetere durante la maggior parte del mio game. È un sistema lento di avvicinamento, ovviamente con l'aiuto della squadra, che mi porta a pian pianino pulire sempre più zone del campo, fino ovviamente possibilmente a vincere o a venir colpito. Tutto molto divertente, Red, ma quando devo entrare in una casa o mi trovo all'interno di una struttura chiusa e non posso girare intorno alla paratia, cosa devo fare? Quello che dovete fare, mettiamo caso che io voglia entrare da questa parte della casa, anche perché essendo destro sono avvantaggiato a entrare da questo lato della porta, è una cosa che andrebbe fatta in due, ma ci proviamo lo stesso. Il concetto è molto simile a quello di prima, quindi la fantomatica fetta di torta. Cercando di stare il più chiusi possibili per dare all'avversario meno superficie possibile da colpire, specialmente in questa direzione dove abbiamo già il primo grado d'angolo dove possiamo essere visti e intercettati, cerchiamo di avvicinarci, stando vicini il più possibile al muro. Io già ho una visione di 5 gradi sull'interno, siamo arrivati a 15, 20... siamo quasi a 40 gradi e sono puliti. In questa prima fase ho controllato subito il primo grado di visuale, che è questo qua. Mi sono spostato pian piano verso sinistra cercando di prenderne il più possibile, arrivando a coprire quasi 40 gradi, dove se non ho incontrato nessuno, perché in questa fase bisogna sempre essere assolutamente pronti a premere il grilletto, se non ho incontrato nessuno posso affrontare la parte successiva, che è controllare gli angoli morti. Come faccio? Sempre restando nel perno immaginario, che in questo caso diventa quello della porta, cerchiamo di ruotare attorno. Ricordate che la prima cosa che chiunque debba vedere, messo che c'è dentro la casa, sia la punta della vostra replica. Cerchiamo di girare attorno. Un angolo l'abbiamo controllato, è pulito. Andiamo con l'ultimo. Pulito anche questo. Una cosa molto importante, perché sentiamo già delle lamentele. Quello che vi stiamo facendo vedere non ha nessuna valenza, detto da noi, dal punto di vista di approccio e applicazione nel mondo reale. Sono tecniche che si usano nella realtà, sono tecniche molto complicate che non si fanno così semplicemente, bisognerebbe andare ad aggiungere degli elementi che noi per semplicità non vi andiamo a dire, sennò verrebbe un video di 80 minuti e dovremmo parlare esclusivamente di come si gira in questa prima parte e poi. E non va fatto da solo. L'idea generale è che al posto di buttarmi dentro le case della serie si può entrare, cerchiamo quindi di fare una roba un pochino più curata, senza quindi esporci inutilmente e approcciarci a qualcosa di estremamente complicato su cui dovrete andare a lavorare tanto in maniera un pochino tattica. Noi vi diamo delle basi, vi diamo la nostra opinione, liberi di fare quello che preferite, come per esempio lanciare 8 granate e non entrarci mai in una casa. È valido se il campo ve lo permette. L'ultimo aspetto di cui vogliamo parlare quando c'è ovviamente da entrare è entrare, cioè abbiamo pulito la parte esterna, sono nell'esatta posizione in cui era War. Teniamo a mente una cosa importantissima, questa che stiamo per farvi vedere è la cosa più difficile e più pericolosa e cambia il sistema in cui l'approcciate a seconda di una infinità di elementi. Finito quindi con i dovuti sproloqui, siamo in puntamento, siamo stati attenti a non far passare la punta della nostra replica in limitata penetrazione all'interno della casa, no, smettila di ridere. Facciamo un cambio spalla perché non ci conviene entrare dal lato debole, perché andiamo ad entrare con la spalla senza la replica e per l'idea di minima esposizione ovviamente non lo vogliamo fare. Lo faccio rivedere, io lo faccio così, me lo posiziono lì e inverto le mani. Ci posizioniamo comodi, guardate i miei bei piedi, sono in questa posizione, l'ultimo piede che entra è quello più vicino, quello più lontano e di qua. Questo per tutta una serie di motivi di cui non parleremo, perché il tactical twister non mi va di affrontarlo in questo video. Sono pronto a entrare, non ho fatto nessun tipo di limitata penetrazione. Sono pronto.
L'idea qual è? Che non rimango per nessun motivo né in mezzo al corridoio né qui. I Navy SEAL o tutte le forze speciali lo chiamano punto di morte, punto di bremsa o in altri termini, perché se qualcuno sta puntando qui, il primo punto dove guarda è l'unico che vi permette di accedere all'interno della struttura all'interno della quale volete entrare, e allo stesso tempo è inutile rimanere come delle anatre qui in mezzo a questo corridoio, che è il secondo punto in cui i colpi voleranno. La nostra idea è che quindi, entrati così, per me è in posizione mancina, anche per voi in realtà, quindi posizionati così, continuiamo a viaggiare, ci posizioniamo qui, ci prendiamo quei 3 secondi, 1 e mezzo a seconda di quanto volete essere veloci, per capire che cosa ho intorno, prendermi 2 secondi in più, faccio di nuovo cambio spalla perché l'angolo a cui mi vado ad approcciare mi conviene farlo con la spalla destra in questo caso, e continuiamo ad avanzare. E questo è quello che ripeteremo a seconda di tutte le situazioni in cui abbiamo una porta, un uscio, una soglia all'interno del quale vogliamo penetrare. Adesso puoi ridere. Certo, la teoria la fate facile voi, ma cosa succede quando io, giocatore inesperto, mi trovo all'esterno ed effettivamente ho qualcuno che mi sta sparando? Come devo fare a cercare di colpirlo? Come faccio? Perché non sempre posso uscire dalla copertura, non sempre posso fare queste cose. Quindi, non so perché tutte le volte che faccio uno che fa le domande hanno questa nota di presunzione. Di autismo. Bisogna intanto chiarire in che tipo di situazione siamo. Possiamo essere banalmente in vantaggio o in svantaggio. Quando è che sono in vantaggio? In vantaggio lo sono quando io sono sicuro, forte di me, ho una replica VFC in mano. Come abbiamo capito fino adesso, sto molto vicino alla paratia. Il Baldo Giovane dall'altra parte, poveretto, non ha un VFC, avrà un GNG di... quindi non sa cosa deve fare. Esce, si guarda attorno e rientra. Sembra un cerbiatto impaurito. È proprio in questo momento che voi dovete prendere in mano la situazione e assicurarvi che il punto in cui lui sta continuando a fare entra ed esci sia sotto il vostro tiro. È una certezza che dovete cercare di coltivare. Se non siete sicuri perché non avete tirato bene l'ottica, perché il tiro è molto lungo, perché lo papa fa cose strane, nel momento in cui lui si sta tirando dentro e voi istintivamente andate a sparare per tenerlo giù, fate 2 colpi non per colpire lui, ma per controllare esattamente dove sta sparando il vostro fucile. Così, fermi, lo aspettate. Nell'istante in cui lui si tirerà fuori nuovamente, voi avete già tarato il colpo e sicuramente gli arriverà a bersaglio. Io ho già visto che c'è Red dietro quella paratia, perché è già un po' che fa entra ed esce e cerca di sparare. Allora questa volta mi preparo, nel frattempo che lui è sotto, lui proverà ad uscire e troverà me già pronto a ingaggiarlo. Adesso anche lui è pienamente consapevole della nostra posizione, ma noi abbiamo un vantaggio. Il nostro vantaggio è essere ancora in puntamento. Io farei 2 o 3 colpi per assicurarmi che sia tutto tarato alla perfezione, che lui scambierà probabilmente come fuoco di soppressione, e dopo lo aspettiamo esattamente dove è uscito prima. Uscirà di nuovo, colpito, sarà inevitabile, perché noi saremo già pronti ad aspettarlo. Cioè, secondo me i software di simulazione degli omicidi non sono precisi quanto noi che ricreiamo queste situazioni. E sarà inevitabile, non potrà scappare. Se ce la facciamo scappare vuol dire che abbiamo davvero sbagliato qualcos'altro di grave, quindi diamo per scontato che la replica spara dritto, che il mirino sappiamo usarlo, che le braccia siano ancora funzionanti, insomma, le basi. Ma che succede quando invece non abbiamo e non riusciamo ad avere questa superiorità, anzi, se la sta cercando di prendere il nostro avversario? Eccoci qui, guardate cosa sta succedendo, il nostro avversario è già in puntamento, sì, con la replica, non col carisma, eccolo lì. Quindi le situazioni sono invertite, sono io adesso ad essere qui dietro ed essere bloccato in copertura, perché appena provo a uscire, colpito, perché lui è nella posizione di vantaggio di cui parlavamo prima. Come mi tiro fuori quindi da questa situazione? Ve lo facciamo vedere subito. Le opzioni in questo caso sono solamente 2. O riesco a riprendermi la superiorità di fuoco, per esempio partendo a sparare senza vedere il mio avversario, in questo modo. War è lì dietro, io sono in copertura, lui non mi vede. Provo a sparare intorno, lui si potrebbe tirare all'interno, in questo caso io ho riguadagnato quella superiorità di fuoco che mi permette la prossima volta che lui esce di colpirlo. Mettiamo però caso che anche sparando il mio avversario non si voglia spostare di lì, rimane esattamente lì. Quanto mi conviene provare a fare un'uscita anche sparando? Molto poco, perché i miei colpi probabilmente gli andranno molto vicino ma non lo centreranno, mentre i suoi mi prenderanno in pieno. Per esempio ve lo faccio vedere senza colpire il buon War, poverino. Colpito!
Non importa, se non riusciamo a far funzionare questo sistema per fargli paura, non ci serve a nulla. Quindi come ci sbrogliamo da questa situazione? In maniera molto semplice. In maniera equa. Questa è la mia vecchia copertura, per me non ha senso provare a uscire dalla destra di questa copertura. Quello che invece devo andare a fare è, non mi conviene uscire di qui. Cambio spalla in copertura e provo a spostarmi dall'altra parte. Questo è il mio nuovo angolo. Come vedete, War non può più ingaggiarmi perché la sua copertura lo porterebbe a uscire fin troppo e lui non uscirà mai. Cosa vado a fare quindi? Controllo di potermi muovere sulla sinistra e mi sposto dietro la copertura. Bang, 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 bang. Colpito! È più probabile che lui provi a uscire dall'altra parte, ovviamente. Ovvero che al posto di venirmi a prendere, lui provi a uscire rimanendo fedele alla sua copertura. Cosa sarà successo però? Che io, essendomi riposizionato qui, sarò io ad avere la superiorità, perché sono già io in puntamento. Bam, 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 bam. Colpito! Tenete sempre a mente che tutto quello che vi stiamo mostrando è un approccio a una situazione in continuo mutamento. Non è detto quindi che quello che stiamo facendo vedere adesso possa funzionare in tutti i casi e non è detto che se fate precisamente tutte queste cose il risultato sia a vostro favore. Che se fate o che se facciate tutte? Facciate. Nonostante la tecnica buona ti dia possibilità più alte, c'è sempre quella piccola parte di casualità che non si può fare niente, vale sia per l'ambiente vero sia per il software ovviamente. La vera forza sta nella vostra testa di aver acquisito le basi, quindi sapere in linea di massima qual è la strategia più sicura da seguire, ma deve essere anche molto forte per riuscire ad adattarsi istantaneamente alla situazione. Se Fox avesse fatto prima il giro, io sarei uscito... E io fossi uscito dalla paratia su quella che adesso è la vostra sinistra, ma non era pronto perché la sua mente non si era già adattata a aver cambiato spalla, a aspettarsi la mia presenza come contatto dalla parte opposta. Io nella mia deficienza, tra l'altro uscito dall'altra parte, l'avrei fatto nonostante l'inferiorità. Quindi ricordate che l'ultima regola con cui vi lasciamo è: cosa facciamo noi? Andiamo ad abbassare infinitesimalmente quella percentuale di il caso decide con la tecnica, con l'abilità, con conoscere le varie situazioni, con l'esperienza. Ah, e poi ovviamente, cioè, neanche da dire, se prendete le cose qui avete un vantaggio e un bonus fortuna incredibile, sappiatelo. Ecco che vi consigliamo, da professionisti, da giocatori, fissiatri, di dare un occhio in descrizione, ci sono i link di tutto, del Monopoly Software Shop, tutto questo equipaggiamento, mostrare il fatto che io abbia caricato 9 mm il fucile in 5, dettagli. Quindi vi auguriamo un buon sabato, speriamo. Un ottimo sabato. Uno spettacolare sabato. Un incredibile speriamo sabato. Speriamo che stanotte dormiate sulle nostre consigli e domattina vi svegliate Navy Seal o in marina. O Navy Seal. È un video diverso, illuminato diversamente, c'è più ossigeno nell'aria sicuramente, fateci sapere a contatto stretto con la natura, col nostro habitat da soft gunner. E nel caso voleste altri consigli, magari voglio vedere quella cosa lì in particolare, ma mimo. Sì, ho visto l'istruttore di sto cacchio che fa questa cosa, ho visto il film XY e fanno quest'altra cosa. Si può fare nel software, ha senso? Siamo qui a vostra disposizione. Quindi, qui da Red è tutto. Qui da War è tutto. E come al solito, stay angry! Sembri proprio uno di quei pornatori post sesso. Si vede il gluteus maximus. Se tu vedi questo, mi dici qualcosa. Prima l'ho visto. Ok.